Allora, sono emozionatissimo, quello sì. Non so come fare, siete tutti così. Ah, vai. Guarda, ora ti spiego il gioco. Chi finge di aver sempre saputo che si dice 1, 2, 3, stai là e non 1, 2, 3, stella è un bugiardo. No, spiegami ancora meglio, scusami. Allora, che finge come di... si dice 1, 2, 3? Stella. No, si dice 1, 2, 3, stai là. No, l'ho scoperto scrivendo questa domanda. Stella. Va bene, allora l'abbiamo appena modificato insieme, va bene. Vai. Dobbiamo informare però tutti i bambini d'Italia praticamente. Ok. E adulti, perché noi non siamo più bambini. Farai il giro del mondo invece che un viaggio nello spazio. Ma no, io piuttosto no, faccio un infatti, giro. No, infatti, giro sono troppo spazio. Curioso. Però ho capito, il mondo almeno è finito, una cosa io vicina. Ho appena annunciato il mio nuovo disco che esce il 1 marzo, si chiama Pianeta di Miller, ah, ispirato a Interstellar, quindi direi molto disaccordo. È il mio film preferito Interstellar, anche il mio. Sì? Sì? Oddio, bellissimo. Per cosa bellissimo. Ti piace? Per tutto, per il concetto del tempo, per la regia, per le colonne sonore, tutto quanto, è un'opera d'arte. Poi c'è Timothée Chalamet. Così, volevo sottolineare questa cosa che non è da sottovalutare. Allora, tornare a Sanremo dopo un anno di fama è meglio che salire per la prima volta sul palco. Tornare a Sanremo dopo... Io non lo posso sapere, quindi la metterò nel mezzo. Disaccordo, è la stessa cosa, cioè... È uguale, però è non uguale. Ti senti più parato, tra virgolette. No, io sto vivendo Sanremo, questo è il mio secondo Sanremo per la prima volta, io sto vivendo le stesse cose... Nello stesso modo, con la stessa emozione, tensione. Infatti sarà molto difficile questa sera esibirmi perché la canzone che porto è veramente... mi coinvolge talmente tanto a livello emotivo che farò fatica a mantenere sì. La calma. Sì. Quante volte hai provato? Quante volte l'hai cantata? Tantissime. Dacci un... Almeno 100 volte. Vabbè, 100 si può fare, dai, alla fine. 100 volte bene, però. 100 volte bene, poi 200 ne ricento un po' così. Allora, l'ultima è altezza, mezza bellezza. È una cosa... Ma non posso stare in mezzo? No. Sì, puoi stare in mezzo, ma però no, dai, spingiamoci in disaccordo. Ci sono un sacco di persone che sono... Non sono altissime, che sono belle. Io sono 1,65. Io 1,91. Però sono in disaccordo, cioè no, non vuol dire niente. Sì, è vero. Senti, mettiamoci in mezzo, così almeno non ci siamo presi nessuna responsabilità dei commenti delle persone basse o alte. Esatto. Allora, in bocca al lupo. Viva il lupo. Ah, è vero, cavolo, non si dice, si dice. No, viva. Viva, sempre sia lodato il lupo. Incrocio le dita e grazie mille. Va bene, un bacio. Come ci salutiamo? Facciamo un saluto di... Ah, ci diamo un bacio. Vengo io, dai. Vengo io, vieni tu da me. Ciao. Grazie mille.